oggi siamo qui finalmente per continuare la carriera su PES 2021. Ragazzi, siamo sempre con questa carriera con il nostro Pordenone. E oggi, ragazzi, andremo a fare la partita contro Spezia Pordenone e Pordenone Ascoli, ragazzi. Se riusciamo anche a pescare a Pordenone. Ragazzi, oggi spero che sia un episodio molto bello, molto bello. Come il primo, il secondo, vabbè. Intanto andiamo ad aggiustare la nostra squadra, perché giocheremo contro Semenzato. Lo mettiamo subito. Ciuria lo tolgo. Voglio mettere De Marchi. La formazione sarà la formazione contro Spezia. Comunque, nella scorsa puntata siamo passati contro l'Ascoli il turno di Coppa Italia. E poi giocheremo contro l'Inter, ragazzi. Allora, ragazzi, ho l'allergia, però non ce ne frega, quindi, perché oggi abbiamo una schiera. Allora, noi schieriamo De Gregorio, Camporese, Bassoli, De Agostini, Semenzato, Pinto, Misuraca, Cotali, Tremolada, De Luca e De Marchi. Loro invece schierano Crappicas, Capradossi, Marchizza, Ceccaroni, Salvador Ferrer, Ricci, Maggiore, Bartolomei, Iasi, Bidaui e Good Johnson. Andiamo a giocare questa partita e andiamo a vincere. Ma che bella musica sotto. Ehi, Ann, camano mal vento sopra il boost, una futura che vendi boost. Oh la 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 la. Spezia Pordenone. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, e come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato faccia un'ora. Vai! Andiamo a vincere questa partita molto molto importante di seconda giornata di Serie B. Vai, inizia la partita. Pressiamoli ragazzi, ma lo fa un caldo. Qua fa caldo. Sono, ragazzi, sono tipo le 7:05 ovviamente di notte. Sì, vabbè, di notte. Attenzione, il tiro! Traversa, non è possibile! Non è possibile! Ma dai. Dicevo che sono le 7 di sera. Oggi è domenica, ragazzi. Purtroppo domani si andrà a scuola. Comunque, ragazzi, praticamente. No, aspetta, ma non sono le 6, sono le 7. Madonna. Mentre, ragazzi, alle 6 doveva parlare con te per le nuove restrizioni del decreto, non so. Per nuove restrizioni, perché mi sa che alle 10 tutti a casa. Poi alcuni faranno didattica. Non ho capito niente. Comunque, ragazzi, vi prego voi di rispettare le leggi, tutto del Covid, mascherine e tutto. Perché se no voi volete il lockdown. Io da una parte sì, perché era bello non fare niente la mattina. Però da una parte no, perché non fai niente, ok, vabbè. Però ti annoi. All'inizio è bello, dopo un po' ti annoi. Poi uno può ingrassare, uno potrebbe ingrassare, cioè, quindi, perché non fai attività soprattutto per chi fa calcio, non fa calcio, quella è brutta cosa. Quindi, da una parte no, cioè, quindi non voglio il lockdown. Si parla però di lockdown, ragazzi, dopo Natale. Preferirei dopo Natale, perché a Natale non me ne frega niente. Io vi spiegherò com'è la mia vigilia di Natale. Ci sarà eventualmente il video, ragazzi. E un'altra cosa che volevo dire, vabbè, vi ho detto troppo, intanto stiamo attaccando. Il costo di Semenzato in mezzo! Ragazzi, allora vi volevo dire che praticamente quando potrei anche fare della prossima partita. La prossima partita che giocherà l'Italia. Non so se inizierà a riprendere anche con l'Italia. Quindi forse riprenderò anche l'Italia. Mercoledì c'è Monopoli Bari. Adesso c'è anche Inter Borussia Mönchengladbach, vabbè. Io vedrò Monopoli Bari, perché appunto devo fare il video.
perché poi sono tutte e due di sera. Quindi farò il video e basta. Farò il video dei Monopoli Bari. Purtroppo Borussia non la vedrò. Ragazzi, non la vedrò. Però non so, vi farò vedere quanto sanno, non so. Vedrò, 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 vedrò. Intanto in mezzo il cross! Nag! Ma porco là! Comunque, raga, il video di FIFA 21 è arrivato a più di un like, quindi vi porterò la prossima puntata, non so quando. Comunque, ragazzi, se questo video supererà almeno un like, se supererà un mi piace, se supererà, anzi no, non se supererà, se arriverà a un mi piace, porterò, questa è la terza puntata, vi porterò la quarta puntata intanto di Luca! Come capo si chiama? Giorgio De Giuseppe, Giuseppe De Luca. 1-0, 1-0, 1-0. E andiamo. 1-0, 0-1. Che poi, ragazzi, siamo a 36 iscritti. Oggi ho eliminato due video perché in quel video si vedeva la mia faccia e il mio nome. Quindi l'ho eliminati. Due video erano. Non era, era il video di una notizia e il video in cui apro FIFA 20. Cioè, non che apro, quando lo apro, quando c'è scritto quello là, prova a non godere. E poi un altro video di una notizia che mi ricordo che non era importante. Quindi il cross in mezzo di semenzato per De Luca. Misuraca, Misuraca, pensa al tiro, non lo fa. Attenzione, tremolata per Kotali. La finta. Attenzione, Kotali. E tiro. No, che schifo di tiro. No, sapevo. Ma porco. Coppia. Non è possibile! Però... Dai, 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 non lo molliamo! Non molliamo, ragazzi. Dai, 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 vai. Andiamo. Andiamo. Dobbiamo vincere, non me ne frega niente. Non pareggio, non per... per non... Dobbiamo vincere, per, non me ne frega. E tiro in mezzo! Risponde proprio così il Pordenone! Il Pordenone risponde proprio così! Dopo nemmeno un minuto, due minuti, non lo so, ragazzi. Al 36esimo, ragazzi. Senta, mi sto grattando l'occhio. E godo! Beh, mi devo grattare l'occhio. Infatti mi sto fermando. No, 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 no. La scivolata come la toglie! Godo! Vai! Lo vede! Non metterti fuori gioco! Può cercare il taglio a mezzo. Arriva lui! Misuraca! Vai! Vai! E bello! Arbitro di cacca! De Luca in mezzo e tiro! Madonna santa, santa madonna! Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stata solo sfortunata non trovare la porta. Io non vedo l'ora che il Bari, spero che torni in Serie B, così potremo fare la carriera su PES. Lo spero un botto. Pinto, Misuraca. Tremolata. De Marchi, pensa al tiro, fa la finta. E per in mezzo a miliardi, però passa per semenzato che non sbaglia, adesso al Bari, vabbè, in mezzo per Tremolata. Sbaglia davanti alla porta.
con una sola rete di distanza tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta. Vai, secondo tempo ragazzi, semenzato, Pinto, De Agostini, Pinto. Che poi ragazzi, il mio amico Rax ha trovato in un pacchetto di due giocatori non scambiabili, ha trovato Odegaard, 85, ragazzi, buonissimo. Cioè lui dice, sì, che lei prima, questo è il primo anno che gioca a FIFA, quindi non capiva nemmeno. Secondo me è un if buonissimo. Esci per te, che paratona! Che paratona che ha fatto! Ma dove io lo sto amando? Vabbè, lo sto amando! Cioè, guarda! Che paratona! Bella uscita, bella paratona! Questa palla! L'ha presa! Oddio, madò raga, madò. Stiamo rischiando. Shish. Tremolata. È partito, fa la finta. È partito da solo, vedremo l'ada. Si gira. La passa per Semenzato. Il corso in mezzo per Semenzato per De Marchi. Vai, no! Vedi, una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Perché questa marca di reggenza? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità. Vede Luca, la parte dietro per Misuraca. Misuraca fa la finta. Tenta il tiro di Misuraca. Nella parte arriva per De Marchi. Poi arriva per Kotali. Per Misuraca. Per Pinto, il tiro potente di Pinto! Madonna raga, mi sto grattando. Infatti se vedete il giocatore FM, mi sto grattando il ginocchio, che mi ha appunto una zanzara come sul ginocchio. Ok, mi sono ripreso. Sono vivo, mi sono grattato. Oh dai! Non possiamo subire gol. No. Via, bravo. Un intervento impeccabile. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la Kotali. Vedete Marchi. De Marchi si gira, vede De Luca. De Luca fa la finta. De Luca è partito. No! Il portiere la caccia lontana. Palla di nuovo distrutto. Vado si è andato fallo giusto. È giusto. Ho distrutto. Boh. Falciato, raga. Questa palla. No. Via sta palla. Madonna, raga, quanto è forte Tremolata. E il ruolo meglio, secondo me gioca meglio appunto in centrocampo che è in attacco. Via sta palla. Vede Luca. No! Sì! Tremolata. Vai. Da solo. Pinto, si gira dall'altro lato e vede Misuraca, vede De Marchi in mezzo. De Marchi, la rovesciata! Madonna santa. Boh. Divenzu.
Tremolata. Cerca di togliere la palla. Ora si è pensato, cerca di togliere la palla. Ghiasi, ma no. Camporese, Camporese, via sta palla. Ma cosa? Tuoi problemi. Tuoi problemi, secondo me. Proviamo a fare dei cambi. Ah, togliamo De Luca e mettiamo Ciurria, vai. Ha segnato pure De Luca, quindi applausi. Via sta palla! Non. Ricevere un pallone che arriva da dietro non è per niente semplice. Ha dovuto concludere da una posizione inusuale. Peccato, perché sarebbe stato. Se subiamo gol ti ammazzo, si è menzato. Non ci credo. Madò, ti sei salvato il. Vabbè. Di Gregorio per Semenzato in Suraca. Tremolata, vai Tremolata, Ciurria, mezzo per De Marchi, vai De Marchi, ok, vai De Agostini in mezzo per no ragazzi, nella di rigore Buffon. Cotali. La passa per Tremolada. Tremolada per Misuraca per Semenzato. Semenzato se ne va in mezzo. La toglie la palla per lo pressa. Oh, è nostra! L'ha toccata, esatto. L'ha toccata. In mezzo per Misuraca. Il corso in mezzo per Ciurria. Vabbè. Dai che siamo 2-1, dai. Cerchiamo di non farli arrivare, perché se questi pareggiano un casino. Andiamo a fare il 3-1 e chiudiamola. A chiudere a casa. Il movimento di Liberazzi è stato eccellente. La palla è arrivata giusto per la valera. Non ha dovuto fare altro che concludere la rete. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che tutto decide. Vai, chiudi, fischia. Buttala via! Oh! Non fischia più. Ok! Allora va a chiudere! Vinciamo sta partita! Distrutti la Spezia, distrutti! Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? La squadra aveva dimostrato durante la stagione di aver difficoltà. Era di rigore Buffon! Non c'erano mai riusciti. Oggi sono stati bravi a farlo e il fatto di aver portato a casa l'intera posta darà. 7.5 per De Marchi, ragazzi. Buona partita per. Buona partita per De Marchi, anche per De Luca e Ciurria. Allora, Livorno ha vinto, Lazio ha pareggiato, Pescara vince, Crotone vince, Salernitana, Juve Stabia, Pisa, Benevento pareggia e Perugia, ok. Vediamo, siamo primi, ragazzi. Annuncio selezione squadra nazionale. Avanti. Va bene, io direi di concludere qua. È stato fantastico. Fatemi sapere. Allora, raga, siamo alla giornata 3. Abbiamo Pordenone Ascoli. Perché vedete, se perdiamo rischiamo di andare proprio
anche peggio, cioè se perdiamo andiamo molto sotto, ragazzi. Formazione, direi di far innanzitutto vediamo. Ok, sono tutti. Allora, io direi togliamo De Agostini e mettiamo Zanon. Poi togliamo Kotali e mettiamo Pasa. Poi vorrei mettere Churia, che si è impegnato. Mettiamo al posto di De Marchi. Proviamo, ragazzi. Perfetto. E madonna, poi abbiamo Inter Pordenone. Madonna, nella prossima puntata faremo Inter Pordenone, ragazzi. Allora, un attimo solo. Ok. Giochiamo partita, ragazzi. Allora, praticamente, allora. Formazione Di Gregorio, Camporese, Bassoli, Zanon, Semenzato, Pinto, Misuraca, Pasa, Tremolada, De Luca e Ciurria, Loro, Marchegiani, Brosco, Gravilon, Sernicola, Pucino, Sanco, Piccinocchi, Eramo, Ninkovic, Ciaia, Scamacca. Salve, ma che stadio proprio del Pordenone, questo sei sicuro proprio, se lo sei del Pordenone, Konami Stadium, eccoli qua, Pordenone Ascoli, Pordenone Ascoli, vai, si inizia la partita, Pordenone Ascoli ragazzi, vai, Semenzato, Pinto, per Pasa, Zanon, Misuraca, Semenzato, va là, la finta, altra finta, si gira, il cross, in mezzo per De Luca. Niente. No. Ok, vai Semenzato. Tremolada, in mezzo per Churia, il tiro di Churia, altra volta. Churria, De Luca, vedete di nuovo Churria del tiro, il tiro! La presa o sbaglio? Ragazzi? Vediamo un po' dal replay. No, credo di no. Infatti no. Oh, non è fallo! Bocca... Mamma. Via sta palla! No! Ma perché stanno fermi? Bravo Di Gregorio, vai, bravo, ci sta salvando il sederino, anzi il sederone. Vai Pinto. De Luca. Churria, De Luca per Pinto. Mezzo per Ciunno. Camporese, togliela. Sì, De Gregorio. Bello, Tremolada, Pasa per Churria. Vedete Luca, così me, ma se non stava quella era gol. Scamacca,
Sementato. Bella. Misuraca. Per De Luca. Pinto. Per Ciurria. No! La gioca in profondità. L'avversario ha avuto la meglio. Vai! Vai, passa. Misuraca. Per Semenzato. Vede De Luca. No! Non ci credo. No! Siamo pochini pesa. Cavolo. Cavolo. Vabbè. Stiamo rischiando, ragazzi. Non è che dica che ho potuto fare tutte le palle. Beh, dai, vai a mollare. Semenzato, vai, Semenzato. Vai, Semenzato. Per Tremolada. Passa. No. Caporese, togliela. Bravo, no. No. Nia. Togli la sapa. Oh, madò, c'erano solo loro la palla. Stanno facendo quello che vogliono. Fanno quello che vogliono. Sì, vabbè. Stanno facendo quello che vogliono, cioè. Proprio quello, cioè, senza, proprio senza difficoltà. Tac, tac, passaggio. Passaggio, gol. Vabbè. No, ragazzi. Ora dico, basta! Adesso è il momento di segnare. Adesso giochiamo, dobbiamo giocare bene, vai. Basta finte, l'ultima finta. Vai, passa. Vai, Ciurria. No, ma perché? Come si fa a prendere il piede? E quello là che ti sta per. Io boh, raga, non lo so. Sì, Camporese. Misuraca. Tremolada. Pinto. Pasa. Tremolada. Misuraca. De Luca. Ciurria. In Tremolada. Raga, non trovo nessuno. Semenzato. Il cross in me. No. Cerca la profondità. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca la profondità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Vabbè, raga. Raga, siamo messi un po' male. Rivolto di fila è sintomo di smarrimento in difesa. È un bene per loro che l'arbitro abbia mandato tutti negli spogliatoi. Prima ancora degli aggiustamenti tattici, sarà importante il morale. Secondo tempo, ragazzi. Cerchiamo di rimontare. Proviamo anche un pareggio, raga. Per adesso in questa situazione anche un pareggio, non all'indietro. Semenzato, Misuraca, Tremolada. Vedete Luca? No, così però. Sì! Ma dai! Allora, vediamo un po' che è stanco. Vedo se è mezzato più stanco. Però non c'abbiamo un terzino destro. Vai, per il momento non cambiamo nessuno. Ok, vai. Vai, dai. Ho una zanzara, ma porco, buon modo deve essere la zanzara. La difesa è invalicabile oggi. Ecco il pallone in avanti. Camporese. Sì, vai! Misuraca, Semenzato.
De Luca. Tremolata! No! Niente. De Luca. Sì, vai. Oh, dai! Ciurio! L'ha presa, sto infame! Non ci credo! Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un po' il gioco. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Vai! No! Da un, a un passo dal 2-1. A un passo dal 2-1, ragazzi, guarda qua. Cioè, guarda di pochissimo. Di guarda. Vabbè. Vai tremolata per De Luca. Ciurria. No. Non ci credo, dai. Nostra, vai, dai. Facciamo anche noi un cambio, togliamo De Luca che è stanco. Vai, dai. Vabbè, che ha fatto. Comunque, raga, l'Inter ha perso il derby. Ieri. Lo so, ha perso, lo so. E mo mi scrivete. Good. Non me ne frega niente. Ci sarà una vendetta, raga. Lo spiego. Nella prossima stagione faremo anche le reaction alla partita dell'Inter. Per forza. De Marchi. Vai. No, che cosa ha preso? Dai, cosa ha preso? Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Non esattamente. Dai. Non ci credo. Non è partita questa. Vabbè. Ah, ok. Dai. Sto facendo di tutto, raga, ma niente. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico.
non ci credo, non ci credo, non ci credo. E dai, ma come fa a rimanere la palla? Che poi uno potrebbe chiedermi, ragazzi, se sì, ma tu giochi a PES, a FIFA, ma non giochi a calcio? Io gioco a calcio in una società da 7 anni, da quando ho, da quando ho circa 5 anni e mezzo, 5 anni. Quest'anno è il settimo anno. Si è menzato il cross in mezzo per Ciurria, raga, niente, niente, non vuole entrare. Niente. Non ci credo. Abbiamo perso. Non ci credo. Raga, abbiamo perso, raga. Sì, non ci credo che abbiamo perso, però abbiamo perso. E abbiamo giocato non male di più. Abbiamo potuto, cioè, io ho fatto 6 tiri in porta, lui 5. Ok, però hanno preso tutti 6. Zano, che l'ho messo la prima volta a 4 e mezzo. Infatti non, forse non lo metterò mai più. Allora, vediamo la classifica, ragazzi. Ok, almeno siamo secondi. Ma che fortuna abbiamo, ragazzi. Allora, secondi. Il Crotone primo ci ha scavalcato, ragazzi. Non so se concludere qua questo episodio, perché è intanto tutto che ho risonno. Ragazzi, sì, devo concludere qua questo video, perché tra un po' scade il tempo a disposizione che ho. Inaugurazione del campionato, capitolo 3. Vediamo. Ah, pure. Mi ho superato le aspettative. Continui a fare un buon lavoro. Ok. Allora, se lo dici tu, ok. Ah, per la prossima partita avremo... nel prossimo episodio avremo... faremo... Pescara, Pordenone... e spero di fare andata e ritorno contro l'Inter. Se riuscirò, ragazzi. Ok. Ma porco, ragazzi, io ci vediamo al prossimo episodio di PES 2021, ragazzi. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Bella!